Panorámica Latinoamericana, la voz de Latinoamérica en Europa. Panorámica Latinoamericana, la voz de Latinoamérica en Europa. Bienvenidos al semanal del 12 de noviembre de 2023. Les saludo desde Yangon, un país que vive bajo régimen militar. El silencio al ingreso al aeropuerto me hizo recordar los años de dictadura en el Perú. La líder que recibió el premio Nobel por su lucha por la democracia y que fue elegida presidente está en prisión domiciliaria. Es Aung San Suu Kyi, quien ha sido sentenciada a 33 años de prisión. El índice de desarrollo humano de Myanmar es de 0,585 puntos, lo que supone un empeoramiento porque su máximo llegó en el 2020 a 0,6. Índice de desarrollo humano es importante porque nos hace conocer realmente cada año cómo vamos yendo. Para entenderlo mejor, en el Perú es del 0,777, el de Colombia es de 767 y el de Chile es 819. Aquí dejamos Myanmar y entramos en nuestro semanal, que hoy tiene dos temazas. Temazas realmente. Tenemos al director Alessandro Politi de la Escuela de la NATO en Roma, quien en castellano nos explica su visión actual frente a los BRICS y sobre el APEC. Luego tenemos a la profesora Corina Rossi, arquitecta, quien está realizando un proyecto en Egipto con una técnica que podría ser muy útil en nuestra región. Bien, con un internet defectuoso, pero ahí vamos, empezamos. Esta semana tenemos el gran gusto de tener con nosotros al director Alessandro Politi. Dirige el Centro de Estudios de la NATO, que tiene su sede en Roma. Y para nosotros es un gran gusto tenerlo con nosotros porque nos va a esclarecer dos temas en particular. El primer tema, ¿qué está pasando con el sur global? ¿Qué está pasando con los BRIC? En enero van a tener una bandera multicolor. Y luego el siguiente tema, luego lo vamos a conversar. ¿Cómo estás, director? Muy bien, muy bien. Mi centro es de verdad una fundación privada. Fue después 10 años reconocida oficialmente para la OTAN, pero es privada, es distinta. Es la fundación del Colegio de Defensa de la OTAN de Roma. Y la OTAN es tan grande, nosotros somos tan pequeños que no podemos ser como una casi función adjuntiva de la OTAN. No, somos un think tank que tiene su libertad académica, con mucho cuidado, porque nosotros trabajamos en un ambiente diplomático, tiene que respetar la forma y la sustancia de esta arte, pero hacemos, yo creo, cosas bastante interesantes. Tenemos pocos sujetos sobre los que nosotros nos concentramos, no somos generalistas, pero naturalmente la importancia del hemisferio oeste de las Américas, bueno, no puede escapar. La OTAN es el Atlántico del Norte, pero hay un Atlántico que es uno. ¿Qué opinas del sur del mundo? ¿Qué es lo que está pasando? El sur global. Bueno, antes de todo, la expresión sur global es ya mucho más positiva que el tercero y el cuarto mundo. Nosotros somos de la generación de la dicha guerra fría, que fue fría solamente por el norte del mundo, pero fue muy caliente por el sur. El sur empieza ya en el Mediterráneo en este periodo. Que hay un sur global casi califica una cosa mucho más igual al norte global. Hay diferencias, seguro, pero ya no es el viejo el oeste contra los demás. Pocos años antes, era una expresión demasiado corriente y normal en Washington y también en la área euroatlántica.
Che hay un sur global es seguro una novedad relativa y como a todas las novedades suscita interrogaciones. La interrogación la más grande es cuál es la posición del sur respecto a la China. Estas son las preguntas inmediatas y un poquito prosaicas. Pero esto no es en realidad lo esencial del sur global. El símbolo más evidente del sur global es el Papa Francisco. Ah. Sí. Ah. Es el primero de un sur global que está al norte. Es el primero que decía, bueno, yo llego a la otra parte del mundo, la más extrema. Claro. Y lo dice de inmediato. Y continuas su línea religiosa, pero también política, hay que ser claros, es una línea que habla del mundo, porque hay un solo mundo para todos, pero tiene una atención particular por el sur del mundo, por los demás, por los últimos. Y esto es muy importante. Naturalmente hay esta competición geopolítica, como se dice, entre grandes potencias. Y algunas veces parece como una nostalgia de otros tiempos, de los tiempos antes de las dos guerras mundiales. Yo creo que no es una nostalgia, es muy peligrosa. Pero hay seguro una tensión entre Washington y Beijing importante. También hay posibilidades y acciones para un diálogo difícil, pero un diálogo. Y esto es una cosa importante que los dos, Biden y Xi, hacen con todas las crisis y las situaciones complicadas, pero lo hacen. El sur del mundo es una realidad diferente del tercero y del cuarto mundo, porque las otras dos expresiones eran expresiones simplemente sobre el parámetro del desarrollo. ¿Cuánto es desarrollado? Los más desarrollados eran el ejemplo, el parámetro, y los demás no eran desarrollados. Y ahora esto es un parámetro que es importante. La pobreza es una cosa seria, tan seria que crea migraciones. Claro. Esto es lo que se pasa. La gente no migra para deporte. Exactamente. Porque hay duras necesidades. Nosotros los europeos lo sabemos muy bien. Para siglos fuimos migrantes, conquistadores, pero migrantes. Claro. No es una broma. Esto es importante, pero hay también una conciencia colectiva del sur mezclada, porque los países son tan diferentes, pero que hay algo en común. Y la cosa, yo creo, la más importante es de decir, bueno, hay una manera de arreglar, de gobernar el mundo que debe ser un poquito más compartida. Okay. Naturalmente, las grandes potencias como la China y Rusia dicen multipolar. Es evidente. ¿Por qué? Pero el sur tiene esta conciencia que en lenguaje de otros tiempos marxista-leninista podría ser definida de manera fantasista una conciencia de clase. Esto es la novedad, yo creo. Y sobre todo sobre el medio ambiente. La COP 27 fue un momento importante. Todas las limitaciones de los resultados de esta cumbre, pero un momento donde el sur habló casi de una voz. Esto es una cosa importante para el futuro del planeta, porque tenemos un solo planeta para la raza humana. La Homo sapiens tiene un solo planeta.
¿Tú crees que todavía sigue teniendo una sola voz? Algunas veces hay el milagro, el casi milagro, como Europa, ¿eh? Es, no, no hay... Las dificultades son para todos. Pero hay naturalmente intereses profundamente diversos, diferentes. Ya en el BRICS hay un norte y un sur del BRICS. Es evidente. Claro. Es va. Y naturalmente todo este trabajo de concertación y de amálgama general político-diplomático es un trabajo de largo plazo. No es una cosa que se hace sino algunos años. No es posible. Hay diferencias, hay cosas tácticas. Ya los países africanos no siempre se sienten africanos. Claro. Hay divisiones profundísimas y también los países asiáticos. Todo el problema, para ejemplo, de Taiwán, es también un problema de una falta de institucionalización, como en Europa, de la seguridad. Bueno, uno puede decir, hay la guerra en Ucrania, besos y paracaídas para la institucionalización. Es verdad, pero en Asia falta todo de eso. Hay necesidad de una seguridad cooperativa con todas las diferencias de interés, de poder, etc. Y Europa tiene una importante experiencia. Yo creo que ahora, después un año y medio de insensata guerra en Ucrania, hay posibilidades de reabrir un cauce diplomático. No es fácil, ¿eh? Para los dos, pero hay esa posibilidad. Esto también se liga con la gestión del APEP. ¿Cuál es tu opinión con relación al APEP? Es demasiado prematuro. Hay una cumbre ahora, ¿no? Hay países... Hay buenas intenciones, vamos a ver. Naturalmente, las intenciones de Biden son múltiples. La primera es de decir que no hay solamente China en América Latina. Y esto es extraordinario. El país de la doctrina de Monroe, de Theodore Roosevelt, el corolario de Roosevelt, que dice, bueno, estamos nosotros aquí también. América para los americanos. América, el norte de América es también americano y no, no hay solamente China. Bueno, es un cambio enorme, ¿eh? En poco más de un siglo, es extraordinario. El mundo cambia, no siempre como nosotros o algunos los desean, pero cambia. La otra cosa es, nosotros tenemos inversiones de calidad, la deuda no será una deuda rapinatoria, muy bien. Uno puede polemizar sobre los medios sociales con todas las ironías y sarcasmo del caso, pero ahora estamos aguardando a la intención político-diplomática, que es buena, ¿no? Y después hay las medidas. Y vamos a ver cuánto eso partenariato, este partenariato público-privado en la banca de inversión americana y de desarrollo va a realizarse. Y después hay las motivaciones de Biden, muy prácticas, también prosaicas. ¿Cómo responder a la histeria republicana anti-inmigración? Y esto es también una cosa muy nueva. Los Estados Unidos eran el país de los migrantes, el país de las oportunidades para todos, el sueño americano, norteamericano. Y ahora está así. Los migrantes son indispensables para los Estados Unidos, pero hay naturalmente la premisa que no siempre, no en todos los lugares, hay la hegemonía WASP. White Anglo-Saxon protesta. Es un cambio generacional. Y puedo comprender muy bien por qué esto suscite temores en algunos sectores sociales y políticos que
pueden ser explotados de manera muy clara y contundente para algunos políticos. Lo mismo se pasa en Europa, con una tradición muy menos publicizada de favor de la inmigración, pero también los países europeos han tenido historias de emigración, pero también de inmigración. Francia, después de la Primera Guerra Mundial, fue un país que faltaba un millón de muertos. Y los nuevos franceses fueron naturalizados de manera muy rápida y expeditiva, sobre todo en los años 30. La memoria es naturalmente corta, pero esto es un facto histórico. Y ahora no son muchos años, la señora Merkel acogió 1.200.000 y casi de migrantes que seguramente no eran todos sirianos presentables con títulos universitarios. Esto es un golpe mediático, pero no es la verdad. Pero también Alemania tenía un déficit demográfico. Y también Italia es en la misma condición. Todo el norte del mundo, con algunas raras excepciones, es en una situación de falta demográfica. Esta es la nuda verdad. Rusia, Ucrania, toda la Europa del Este y muchísimos países de la Europa Occidental. No es solamente una cuestión de política familiar. Más allá de la acción de Biden, ¿tú cómo evalúas la respuesta latinoamericana? El hecho que en este grupo no está ni Brasil ni Argentina. La respuesta diplomática de la primera cumbre ha sido, bueno, empezamos así y después la puerta es abierta. Y también he leído diferentes críticas de ex diplomáticos o políticos mexicanos que no eran tan convencidos. Vamos a ver cómo esto va a desarrollarse. Seguramente Brasil y Argentina, con todas las dificultades y los puntos débiles que tienen, tienen también intención de una relación diferente. Y esto es, yo creo, un desafío importante para la APEP, de demostrar que de verdad es una cosa seria y razonablemente igualitaria. Un poquito como la OTAN, todos los miembros son iguales, pero también hay países que son más pesados que otros. Pero hay un consenso. Este consenso tiene que ser construido en la APEP también. Y esto va a justificar si esto inicio sea prometedor o no. Es un poco como los pactos de Abraham o de Trump. Después de 2 años sin Hamas, uno puede decir, bueno, no tan malo, vamos a ver. Y yo creo que esta será el desarrollo natural de esta iniciativa si no viene puesta en seria dificultad al proceso electoral norteamericano. Esto es un hecho de la vida. Hay una elección muy, muy combatida y no fácil. Y si la situación es esta, las polémicas, la amargura, la dureza de la polémica puede destruir muchas cosas. Biden buscaba un solo interlocutor en América Latina y este interlocutor prácticamente no se logra definir. ¿Tú cómo ves la actitud o la potencialidad de Uruguay, país chiquito, pero que se ha logrado distinguir por las ideas? Y sobre todo por las propuestas. Cuando se empieza, todos son importantes. Algunas propuestas pueden ser muy prometedoras y con un potencial que no puede ser simplemente ignorado. Pero también las propuestas tienen que ser desarrolladas.
Uruguay es un país pequeño, pero con un perfil político que no puede ser ignorado, de su importancia, de su pesar. Pero sabemos bien que hay ideas que son muy buenas y después la dialéctica política sigue otros caminos. Es un inicio. Yo creo ninguno, ni siquiera Biden sabe muy bien qué va a pasarse. En un año pueden cambiar muchas cosas. La presidencia Trump impulsa mucho más la APEP, ¿eh? No es una cosa tanto blanca y negra como uno cree. Un viejo presidente puede sorprender para el cambio táctico, la evolución, puede ser la madurez. Es un poquito complicado con Trump, pero uno puede tener la mente abierta a cosas sorprendentes. La política tiene estas posibilidades. Pero en un año, en noviembre, en un año, ahora vamos a ver qué se pasa y cómo se pasa. Puede ser que Trump va a ser ganador, pero ¿cómo? Eso ninguno lo sabe. Y esto, para lo bueno y lo malo, es importante para la APEP. Claro que sí. ¿Y tú cómo ves a Brasil y Argentina? Que, por un lado, Biden está teniendo un diálogo directo con cada uno de ellos, que Argentina está pagando al Fondo Monetario Internacional con el yuan, que Brasil prácticamente ha involucrado a Argentina en el BRICS. Esto es un acontecido muy interesante, porque todo el mundo sabe que Mercosur sí es tan bueno, pero Brasil es demasiado grande, ¿no? Esto fue uno de los obstáculos importantes, y sigue siéndolo, del Mercosur. O de otras iniciativas para toda el sur, toda la América del Sur. El hecho que Brasil es muy importante, casi demasiado. Y ahora que Argentina para los oficios de Brasilia sigue involucrada, es una cosa que cambia un poquito la percepción. Bueno, los otros pueden pensar que esta es una diarquía y no una monarquía, pero hay una cosa diferente para lo pasado. Mucho depende de la calidad de las soluciones de los problemas internos a Argentina y a Brasil, porque son inmensos. Desafortunadamente, la presidencia Bolsonaro no facilitó las cosas. Uno puede imaginar que los exmilitares son mejor de los políticos entre cerillas corrompidos, pero no fue así. Es un hecho. Claro. Mira, todo el mundo sabe que tiene un potencial enorme, pero también frenos muy grandes a su interior. Que no es solamente la verdad de la dictadura. Esto, bueno, hay otras cosas y otras responsabilidades mucho más recientes. Y hay también una continuidad de problemas internos en los dos países. Sí, no es nunca fácil en 4 años. Sí, estos dos países dan el sentido de una evolución que fortalece su interior, y esto va a ser una buena novedad. Los problemas de Brasil, del Brasil y de Argentina son los mismos a nivel social interior, los mismos, bueno, con una larga interpretación, de los problemas de los Estados Unidos de América, ¿eh?
la pobreza, la frattura sociale, l'immobilismo sociale, la corruzione e il crimine organizzato, solamente la ecologia, il medio ambiente. Todos somos en el mismo barco. Otros países pueden tener una situación más confortable, pero hay muchas cosas que son las mismas. Y la presidencia Biden tiene dos prioridades. Bueno, China, que es la segunda, y la reconstrucción social interna, que es la primera. Y para Biden, las dos guerras de Ucrania y de Gaza fueron una cosa incómoda, extremadamente incómoda. Non sono in contra a sue intenzioni all'interno del suo paese. Questo si vede molto chiaramente. Biden è un operador, è un professionista politico molto abile. Tiene questa capacità di entender, di essere empatico politicamente, però si vede chiaramente che queste due cose non le gustan in nada, quasi nada. Corre il rischio di che vuelva Trump, però potrà volver realmente Trump? Se uno entiende a los ciudadanos norteamericanos mucho más informados, no sabe nunca si hay un análisis o un deseo de un éxito que no es seguro. Esta es la cosa esencial. Puede ser. Y te agradezco muchísimo, Alessandro, que nos hayas aclarado un poco tu visión, sobre todo. Muchísimas gracias, Isabel. Un gran saludo, nos vemos. Un grandísimo saludo también. Hoy te acompaña la profesora Corina Rossi. Lei, una persona que ha dedicado la sua especialización a estudiar el Egipto. Lei es una egiptóloga. E questo è importante perché nella sua formazione di architetta questa miscela di conoscenze sicuramente è un arricchimento, perché non è solo una egittologa che tante volte noi abbiamo sentito che si occupano di studiare la storia, entra proprio nel merito, nel fondo, e poi vedremo come entra nel merito e nel fondo. Benvenuta, professoressa Corina Rossi, come sta? Grazie dell'invito, sono molto contenta di essere qui e potervi spiegare qualcosa di quello che facciamo al Politecnico di Milano e quello che poi facciamo sul campo in Egitto. Fantastico, allora ci accompagneranno, perché è importante che ci accompagnino, delle immagini che potranno aiutarci anche a comprendere, e io a questo punto mi assistirò praticamente in modo tale da proprio dare lo spazio a chi veramente deve averlo, che sono da una parte le immagini, che sono bellissime, e la spiegazione della professoressa che ci aiuterà proprio a comprendere la natura della ricerca. E io mi assistisco. Avanti, professoressa. Eccomi. Allora, quello che vedete in questa bellissima fotografia aerea scattata nel 2003 da un aquilone è il sito archeologico di al-Dabadib, che si trova nell'oasi di Karga, nel deserto occidentale dell'Egitto. E si tratta di un sito, a parte lo vedete, bellissimo, stupendo, in un posto meraviglioso, è un sito molto importante per una serie di motivi. Allora, questo sito fu costruito e abitato nel IV secolo d.C., fu costruito da romani, dalle autorità romane, ma fu abitato da egiziani. È una combinazione molto interessante. E l'Egitto a quell'epoca era sotto il dominio dei romani, e l'imperatore Diocleziano viaggiò in Egitto per riorganizzare i confini dell'impero e fondò una serie di strutture difensive, e probabilmente fu lui a scegliere di realizzare una serie di insediamenti fortificati anche nel deserto occidentale per controllare le vie carovaniere che entravano in Egitto, che arrivavano nella valle del Nilo attraverso il deserto occidentale.
e Umbeda Badib, che vedete in questa immagine, è uno di questi insediamenti. E la particolarità di questo sito è che ce n'erano tanti altri, infatti tutta l'oasi di Karga è punteggiata da resti di insediamenti simili, anche grandi così, ma sono tutti siti che si trovano molto vicini a zone abitate e quindi nel tempo non si sono conservati benissimo e quindi ne rimangono dei frammenti più o meno grandi. Invece Umbeda Badib è situato 50 km lontano dalle zone più abitate, è molto difficile da raggiungere, non c'è una strada precisa, c'è solo una pista nel deserto, a Umbeda Badib non c'è corrente elettrica, non c'è acqua corrente, non c'è segnale del telefono e quindi è un posto molto isolato in cui nessuno, diciamo, si è stabilito in epoca moderna, da quando, anzi addirittura, il sito è stato abbandonato alla fine del IV secolo d.C., quindi solo qualche sporadica presenza, ma niente di più. E quello che si è conservato a Umbeda Badib non è soltanto quello che avete visto nella prima immagine, che continueremo a vedere nelle immagini successive, quindi la parte costruita, la parte abitata, gli edifici, il luogo dove la gente abitava effettivamente, ma anche l'altra, direi, faccia della medaglia. In un luogo così isolato, la sopravvivenza di questo, di un insediamento, dipendeva dall'essere autosufficiente in termini di cibo e acqua. Quindi, non solo quello che voi vedete qui è solo, come dire, metà dello sforzo che fu fatto dagli abitanti dell'epoca, perché l'altra metà è la realizzazione di un immenso, enorme sistema agricolo che comprendeva una rete di acquedotti sotterranei che prendeva acqua da sotto la montagna a nord di questo insediamento e per gravità la portava attraverso dei canali a cielo aperto a tre grandi coltivazioni che si estendevano ai lati e a sud di questo insediamento. Questa opera enorme si vede quasi soltanto dal satellite, da terra i campi per esempio si vedono pochissimo, mentre si vedono benissimo dal satellite, e invece i condotti degli acquedotti si riescono a seguire e in uno si riesce addirittura ad entrare. Vedrete poi scorrere delle immagini in cui appunto si vede che si può entrare in questi acquedotti e camminare sottoterra, dove un tempo scorreva l'acqua al centro. E questo, quindi, a Umbeda Badib si sono conservate entrambe queste componenti, la parte abitata e l'insediamento agricolo, e quindi è un caso studio interessantissimo a vari livelli, da un punto di vista storico, da un punto di vista architettonico, da un punto di vista egittologico e di studi romani, perché, come vi dicevo, l'ordine di costruire Umbeda Badib deve essere per forza arrivato dalle autorità romane che governavano l'Egitto, ma noi abbiamo capito che gli operai che costruirono questo insediamento e gli abitanti che poi lo abitarono erano egiziani, perché nella costruzione noi vediamo l'uso della, non delle unità di misura romane, ma delle unità di misura antiche egizie. E vediamo per esempio nelle sepolture che il modo in cui le persone venivano sepolte è pienamente nella stessa tradizione dell'Egitto, quindi questo luogo non era abitato da città, diciamo, da romani provenienti dall'esterno, era abitato da egiziani che si erano trasferiti lì su ordine evidentemente delle autorità romane. L'insediamento che vedete qui consisteva in un gruppo molto molto compatto di case, abbastanza piccole, ma molto molto ben costruite, che racchiudevano e circondavano questo fortino che sorgeva al centro. Noi lo chiamiamo forte e chiamiamo l'insediamento insediamento fortificato e lo facciamo per rendere omaggio, diciamo così, alla volontà
di chi costruì questo insediamento di farlo sembrare un insediamento difeso, chiuso, compatto, capace di resistere all'assalto di nemici che potevano venire da appunto, questo era il margine dell'impero, era il confine dell'impero, quindi il forte guardava verso l'esterno dell'impero romano. E in realtà, se andiamo a guardare meglio proprio l'aspetto architettonico di questo insediamento, ci rendiamo conto di due cose. Una è che questo grande muro di cinta verso sud, che guarda verso appunto la fine dell'impero, in realtà è sottilissimo ed è privo di particolari difese, quindi era fatto per impressionare i visitatori che si avvicinavano, ma non necessariamente per sostenere un vero attacco armato. E poi questo forte centrale, questo edificio centrale con queste due torri ai lati verso sud, questo forte ce lo possiamo immaginare pieno di soldati armati fino ai denti, ma in realtà laddove si riesce a entrare in stanze che sono ancora ben conservate si capisce che era un grande magazzino, era un magazzino di prodotti coltivati nella terra lì, perché alla fine poi il bene più prezioso in questo luogo, i beni più preziosi erano qualcosa da mangiare e l'acqua. Quindi cibo e acqua erano il vero tesoro che veniva conservato e difeso all'interno di questo forte, appunto, che vogliamo chiamare ancora così. E infatti, però, diciamo, la difesa di questo, la difesa del cibo e dell'acqua significava poter controllare il territorio, un territorio in cui le fonti d'acqua non sono facili da trovare, e quindi occupare una fonte d'acqua e difenderla era un segnale molto forte ed era comunque collegato a un controllo militare, anche militare, delle vie carovaniere. E questo ci viene suggerito dall'immagine che state vedendo qui e che vedrete, l'altra che vedrete tra un attimo. Questa è un'immagine della torre sud del forte e della scala. La torre sud era occupata da una scala che saliva fino in cima e si intravede da questa immagine, nella successiva si vedrà meglio, nel pianerottolo più in alto c'era una finestra e questa finestra guardava verso sud e permetteva da quell'altezza di vedere la piana sud per chilometri e chilometri di distanza nei giorni di buona visibilità. E quindi chi, un soldato sistemato lì su e che guardava attraverso la finestra, era in grado di scorgere l'arrivo di chiunque da chilometri di distanza. E quindi sicuramente questa difesa del cibo e dell'acqua era collegata a un controllo militare. Eccola qua la nostra finestrina in cima alla torre, dalla quale i soldati di turno, di guardia, potevano controllare la piana meridionale. E questo insediamento, come vedete, è molto ben conservato. Questo diciamo, è dovuto a una combinazione di elementi. Sicuramente il clima desertico, secco, ha permesso una conservazione ottimale di tutti questi reperti, comprese le architetture in mattoni di fango, e poi anche sicuramente, inevitabilmente, la distanza dai luoghi più abitati ha giocato un ruolo fondamentale nel permettere una migliore conservazione di questo sito. Come vi dicevo, l'altra faccia, l'altra metà di questo insediamento è il sistema agricolo. Prima vedo che scorrono le immagini di come ci si arriva. Questa è la strada che conduce all'oasi di Carga dalla valle. Quindi dalla valle poi si prende questa strada che si dirige verso sud-ovest, scende e arriva all'oasi di Carga. Poi si abbandona la strada asfaltata e si prende una pista desertica che si snoda tra campi di dune. Allora, le dune che si ritrovano nel deserto occidentale sono dune che si chiamano a barcana, hanno una forma come di mezzaluna viste dall'alto, perché sono disegnate, eccole qua, sono disegnate dal vento, perché il vento soffia sempre e solo da nord.
o quasi esclusivamente da nord, e quindi spinge la sabbia sempre nella stessa dimensione, e quindi tutte le dune hanno la stessa forma perché vengono spinte dal vento sempre nella stessa direzione. E quindi, dopo aver attraversato alcuni campi di dune, si arriva appunto a Umbelta Patito. Il sito è molto bello, è molto molto impegnativo. E quando tira vento nel deserto si alza la sabbia, e quindi lavorare insomma diventa a volte un po' complicato, e quando tira vento forte con la sabbia forte a volte arrivano proprio le tempeste di sabbia, ma anche ci sono anche giornate in cui semplicemente tira un vento molto forte che può essere anche molto freddo o molto caldo, e quindi rende qualunque tipo di lavoro diciamo sicuramente un po' complesso. Quando tira vento, diciamo, bisogna stare tutti coperti e non si riesce a utilizzare neanche una macchina fotografica in maniera efficace. E lì, come vi dicevo, non c'è nulla, c'è parecchia vegetazione perché c'è acqua sottoterra, ma non ci sono fonti d'acqua, quindi non c'è acqua corrente, ovviamente non c'è elettricità, non c'è segnale del telefono, c'è solo segnale del telefono satellitare, a meno che non tiri troppo vento. E quindi quando lavoriamo lì, mettiamo su un campo come questo che potete vedere in questa immagine, lo mettiamo all'interno dell'incavo di una duna per essere parzialmente protetti dal vento, e si vive così. Può essere un po' difficile, può essere anche molto bello quando insomma il vento è calmo e non fa né troppo caldo né troppo freddo. Dovete pensare che l'escursione termica è notevolissima. Noi passiamo d'inverno, la temperatura va sotto zero di notte, e di giorno d'estate sale ben sopra i 50, quindi insomma è abbastanza impegnativo. L'area, come vi dicevo, è molto isolata, e da un punto di vista naturalistico è molto interessante perché è caratterizzata da un livello di biodiversità molto elevato, e sia dal punto di vista della flora che della fauna. Non ho fotografie mie perché è impossibile farne, ma ogni tanto lì si vedono passare per attimi soltanto, secondi, istanti, le gazzelle, perché nella zona c'è uno degli ultimi branchi di gazzelle che vivono liberi in Egitto e che si abbeverano a una fonte più lontana, ma ogni tanto arrivano anche a Umbelta Patito. E poi c'è una popolazione molto, molto fiorente di volpi che alla sera si presentano per avere un po' da mangiare. E poi ci sono questi alberi, questa che vedete qui è un'acacia millenaria, è il tronco di un'acacia millenaria. Sono stati fatti degli studi, pare che questo albero abbia più di 1000 anni e potrebbe essere cresciuto dall'interno di un pozzo antico romano, perché appunto questi rami biforcati così alla base fanno pensare a un tronco e a una radice molto profondi. Dovrei dire questo era e non è, perché purtroppo quest'albero ha preso fuoco e ha bruciato completamente qualche anno fa. Oh. È stata una gravissima perdita. Ce ne sono altre di acace intorno, ma questa sicuramente era un albero particolare che appunto era il più antico di tutti sicuramente. Questi alberi sono, tutto questo gruppo, questa vegetazione così imponente, è una stazione di uccelli migratori, e si ritrovano, vivono qui, passano da qui anche uccelli di specie protetta, e quindi è una zona, è una specie di oasi naturale, e infatti le autorità egiziane hanno l'idea di istituire qui un parco naturale, e un parco naturale che avrebbe un valore particolare perché appunto contiene anche resti archeologici di notevole importanza. Per questo motivo l'Egitto ha fatto domanda qualche anno fa all'UNESCO per includere Umbelta Patito e l'oasi di Karga
farlo diventare un'area protetta, natura e cultura. Ce ne sono molto poche in Africa, molto poche nel Medio Oriente, questo è un candidato ideale, speriamo che questa richiesta vada avanti. Questa è un'altra immagine aerea dell'insediamento precedente, l'insediamento del primo periodo romano, a sud del quale fu poi, vedete, queste erano villette, ville sparse, rilassate sul territorio, accanto a questi gruppi di alberi probabilmente nati all'interno dei pozzi, mentre invece più a sud a un certo punto fu costruito questo insediamento fortificato dall'area più aggressiva nel IV secolo. Quindi l'insediamento fortificato, vedete, è molto compatto, e quindi c'è il forte più alto di tutto, e tutto intorno ci sono queste casette molto compatte, costruite una vicino all'altra, e da quello che ci sembra di capire c'erano pochissime strade a cielo aperto e pochissimi spazi aperti. Era come una specie di labirinto in tre dimensioni, una specie di formicaio, in cui i passaggi, si accedeva alle case attraverso dei passaggi piccoli, stretti, coperti a volta, e questa architettura serviva per proteggere gli abitanti dal caldo, dal freddo e dal vento. La tecnica con cui possiamo rilevare questi resti è essenzialmente la tecnica fotogrammetrica, ovvero utilizziamo macchine fotografiche semplicissime per fare fotografie ai vari oggetti e ai vari ambienti, e poi combiniamo in modelli tridimensionali che poi possiamo riportarci a casa e utilizzare da casa per studiare i dettagli di ciò che abbiamo visto. Questo è quello che abbiamo fatto a partire dal 2014, e il risultato che vedete, noi facciamo queste campagne di acquisizione fotogrammetrica abbastanza impegnative, poi sul posto verifichiamo soltanto che le immagini siano allineate, poi il calcolo e l'elaborazione del modello ben definito viene realizzato poi al Politecnico, una volta che siamo rientrati con computer più potenti e con una rete più potente. E queste nostre elaborazioni ci hanno permesso di scoprire parecchi dettagli estremamente interessanti. Come vi dicevo, innanzitutto l'unità di misura, quindi questo insediamento è costruito utilizzando il cubito antico egizio, ovvero l'avambraccio, che è una scoperta notevole, perché fino ad ora non si sapeva che il cubito era stato utilizzato così avanti nel periodo romano. E poi abbiamo avuto un problema, che nel 2016, a un certo punto, per motivi di sicurezza, il deserto è stato chiuso. E quindi è diventato impossibile andare a lavorare sul campo. Allora, è chiaro che, per come avete visto, il sito è molto delicato da un punto di vista naturalistico. Io non ho mai pensato e non penso che mai programmerò di realizzare grossi scavi archeologici. Vedete, lo scavo archeologico è un'attività molto distruttiva, perché demolisce il sito alla ricerca di ciò che c'è sotto. E quindi un sito intatto, così, tra l'altro candidato a diventare un sito UNESCO, bisogna stare molto attenti a come lo si tocca. Inoltre, l'impatto delle persone sul sito è notevolissimo, perché quando si sta lì per giorni, settimane, si ha comunque un impatto sulla natura circostante. Noi ci portiamo magari i pannelli solari invece del generatore, ma a volte il generatore serve, il generatore puzza, il generatore inquina, il generatore fa rumore, poi siamo tante persone con necessità fisiche, per cui ci vuole la duna per gli uomini, la duna per le donne, insomma la presenza delle persone ha un impatto sul sito. E quindi io non avevo mai pensato comunque di realizzare gli scavi imponenti. Quando è diventato impossibile andare sul sito, abbiamo immaginato un tipo di scavo virtuale. Mi spiego meglio.
è come guardare il sito da lontano e cercare, sapete come si fa quando si va sulla Luna o si va su Marte? No, quando l'uomo va su Marte, in realtà manda una macchina per ora su Marte che tocca Marte con delle antenne e ci restituisce delle informazioni. E noi siamo stati costretti, diciamo, per diversi anni a fare così. Quindi avevamo i nostri rilievi tridimensionali, li abbiamo messi a confronto con immagini satellitari e con fotografie prese fatte da noi, fatte da altri viaggiatori, e abbiamo costruito una specie di digital twin, di gemello digitale del sito, e abbiamo cominciato a misurarlo. Quindi quello che abbiamo fatto è stato di capire quanto sono larghi i muri, quanto sono alte le stanze, quanto sono grandi i gradini delle scale, e misurando l'esistente abbiamo provato a immaginare cosa potesse esserci sotto, utilizzando gli stessi parametri. E quindi noi siamo riusciti a praticamente ipotizzare quello che c'è sotto ai detriti senza scavarlo. Questo tipo di lavoro non sostituisce lo scavo archeologico, perché lo scavo archeologico poi scopre oggetti, scopre connessioni tra oggetti e contesti, e quindi questa non è una sostituzione dello scavo. È però uno strumento molto interessante per due motivi. Uno, perché possiamo capire meglio cosa ci possiamo aspettare sotto, e poi perché possiamo a quel punto andare a scavare in maniera più mirata in un punto che sembra più interessante di un altro, e quindi evitare, diciamo, di scavare troppo, e quindi andare a lavorare in maniera più mirata. E dal 2022 si è riaperto il deserto, e quindi siamo riusciti a tornare a un Delta Padi sia nel 2022 che nel 2023, e siamo stati molto contenti perché questo nostro sistema, diciamo così, ha funzionato. Siamo riusciti ad andare dritti al punto, a scavare in certi punti precisi, e abbiamo trovato l'anno scorso i primi papiri provenienti da Umm el Tabadib, tra cui due lettere, una assolutamente intatta, ancora tutta chiusa, ed è la lettera di un mercante conducente di un cammello che scrive a un altro mercante e gli chiede informazioni su una transazione economica. E vi avevo accennato prima l'uso di immagini satellitari. È questo uno strumento che è migliorato tantissimo nel tempo. Se adesso scorrono le immagini, vedrete come si vedeva Umm el Tabadib 20 anni fa dal satellite. Infatti non si vedeva praticamente niente, si vedeva solo un grumo di puntini. E invece poi, queste sono immagini invece del 2011, nel 2011 improvvisamente ecco che è venuto fuori da Google Earth, sono venuti fuori tutti questi siti. E come vedete si vede l'insediamento fortificato, il fortino al centro, e si intravede anche il grigliato dei campi, si vedono addirittura le chiazze rosse delle discariche di ceramica. Quindi le immagini del 2011 sono forse il mio set di immagini preferito per lavorare alla distanza da Umm el Tabadib. Quelli successivi non tutti sono stati particolarmente utili. Questo qui del 2020, se non sbaglio, è stato preso forse in un momento in cui era velato dalla sabbia e quindi paradossalmente meno efficace di quello precedente, e invece quelli successivi, anche se i colori sono un po' falsi, questo qui è il più recente, il livello di definizione è molto molto maggiore, anche se i colori sono molto falsati. E questi sono, l'uso di Google Earth per noi è diventato imprescindibile, utilissimo, anche per controllare come il sito si evolve o non si evolve nel tempo. E quindi quello che noi facciamo qui è studiare il sito combinando strumenti diversi. Andiamo sul campo, ma come avrete visto le condizioni sono molto complesse, e quindi dobbiamo andare per poco, con le idee chiare, e mirare in punti precisi cercando risposte precise. Ovviamente
quelle risposte magari le trovi, ma poi vengono fuori tante altre domande e quindi poi si torna indietro, si torna in ufficio, si torna a casa e si ricomincia da capo a ragionare per la stagione successiva. Ma sicuramente abbiamo potuto veramente fare un viaggio stupendo nell'antichità e con la modernità, perché questo è il punto, no? E poi adesso in che stadio vi troviate? Allora, adesso vorremmo iniziare effettivamente a scavare, e in particolare l'idea che io ho per la prossima stagione è quella di operare due scavi piccoli in parallelo, di scavare una abitazione dell'insediamento fortificato, e poi abbiamo finalmente identificato di tutti i vari cimiteri che ci sono nella collina a fianco, il cimitero contemporaneo con l'insediamento. Quindi andremo a scavare una piccola area del cimitero e una casa nell'insediamento per stabilire un parallelo e cercare di avere informazioni congiunte, diciamo così, sullo stesso periodo storico, sia diciamo dalla casa dei vivi che dalla casa dei morti. Ecco, volevo chiederle, però, quanta è la partecipazione dell'Egitto in questa ricerca? Allora, il team che lavora in Egitto è sempre un team composto da personale che viene in questo caso dal Politecnico e poi da personale egiziano. E noi siamo assistiti sempre comunque da un ispettore nominato dal Ministero delle Antichità Egiziane, abbiamo sempre la supervisione dell'ispettore capo nell'Oasi, siamo sempre scortati da poliziotti dell'Oasi, lavorano con noi, sono assolutamente fondamentali per noi i nostri autisti e il cuoco e per tenere sul campo, e poi gli operai che sono persone locali che conoscono il territorio, che conoscono il sito, che conoscono il luogo e conoscono, sono diciamo anche esperti per manovrare diciamo così la strumentazione che serve, e quindi il team è sempre, poi periodicamente abbiamo consulenti scientifici di varie nazionalità, sia egiziani che non, e comunque il team è sempre un team internazionale. La partecipazione di tutti è fondamentale. Quello che io trovo veramente magnifico è che normalmente quando si cerca di studiare un'area deserta, ovviamente interpretare la vita loro è difficile perché possono farsi tante teorie. Invece con questa tecnica che voi avete adoperato, diciamo, anche riuscite a capire il temperamento di queste persone, siete riusciti a capire che soprattutto gli abitanti erano egiziani, perché tutto avrebbe potuto portare a che invece erano romeni o magari anche romani, per dire, no? Allora, questo io lo trovo veramente una grandissima novità. Sì, e poi devo dire che andare sul campo e vivere sul posto, in tenda, proprio a contatto con il luogo, è molto importante in questo caso, perché tutte le missioni hanno una dig house, una casa dello scavo accanto al sito. Noi non ce l'abbiamo, noi siamo costretti proprio ad andare così in tenda con niente, però è molto importante per noi perché, per esempio, quest'anno, nel 2023, questa è una zona militare, noi abbiamo bisogno non solo del permesso del Ministero delle Antichità per lavorare in Egitto, ma poi abbiamo bisogno della cosiddetta security clearance, che è un pacchetto di permessi di varie autorità, servizi segreti civili, servizi segreti militari, polizia, esercito, e questo pacchetto è unico. Quindi se sono 5 permessi e ne arrivano 4, ma uno non arriva, non si va. Per cui è un processo burocratico molto complesso, quella zona militare, e quindi quest'anno la security clearance è arrivata molto tardi.
e quindi noi siamo stati costretti ad andare a luglio, non l'avevamo mai fatto prima, però io ho pensato, gli abitanti di Umm el Dabadib vivevano lì tutto l'anno, per cui ce la faremo anche noi. Infatti abbiamo avuto caldo, però siamo sopravvissuti. Ce l'avete fatta. Certo, complimenti professoressa Rossi, veramente un grande complimento per questo lavoro, soprattutto per la novità, è stato anche una dimostrazione dell'ingegno, no? E anche quando le difficoltà si presentano, si creano altre alternative, e allora a questo punto siete riusciti anche a sviluppare una tecnica diversa. Complimenti veramente, e soprattutto che nella mostra del Politecnico c'è anche questo bellissimo progetto. La ringrazio ancora. Grazie a lei, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie.